Il Merlocchinato è un vino aromatizzato, quindi un vino al quale viene aggiunta una spezzatura attraverso l'alcol, e dove la china è il componente nettamente maggioritario. La ricetta del Merlocchinato ovviamente non posso raccontarla, o meglio assolutamente la racconto e poi purtroppo devo uccidere a chi l'ho svelata, quindi francamente preferirei non renderla pubblica. Il Merlocchinato, il procedimento per fare Merlocchinato è molto semplice se riassunto, in realtà ha poi una notevole complessità al suo interno che vado a raccontarvi. La semplicità è dovuta al fatto che la materia che permette l'estrazione di tutta la componente aromatica delle spezie, quelle che si chiamano droghe, è l'alcol, quindi è una macerazione e non un'infusione, e quindi è un'estrazione a freddo. Io non utilizzo assolutamente oli essenziali, perché la mia ricetta, che è poi la ricetta di questo mio proprio zio, prevedeva soltanto un'estrazione attraverso un vettore che è l'alcol. Quindi prendo le spezie, le metto dentro l'alcol etilico, questo per circa 20-30 giorni, e dopo 20-30 giorni metto l'alcol, tolgo ovviamente le spezie, metto l'alcol aromatizzato dentro il barolo insieme allo zucchero. Come dicevo, riassunto così sembra molto semplice, in realtà poi le spezie non vengono messe tutte insieme dentro l'alcol, ma hanno una sequenzialità. Ogni giorno durante il periodo di infusione bisogna sentire quali sono le componenti, tutto procede in modo armonico, questo durante l'infusione. Prima ancora, quando c'è la fase di acquisto delle spezie, è una fase molto lunga, che è anche molto divertente, perché ovviamente io compro le spezie e non posso comprarle da dei rivenditori a comprare i blocchi, perché altrimenti la ricetta verrebbe scoperta. Quindi ho parecchi negozi, ciascun negozio dove vado a comprare le spezie o vado con sotto mentite spoglie, dove non mi conoscono, vado, scelgo quella spezia, la prendo con quella fragranza, con quel profumo ben specifico, perché ciascuna spezia, come peraltro anche l'uva, per esempio come può essere il nebbiolo, ma ogni spezia ha un'origine diversa e ha caratteristiche diverse. Io cerco quelle ben specifiche caratteristiche per ogni singola spezia, quindi c'è questa fase di ricerca molto lunga prima. Quindi la fase di preparazione, come vi ho detto prima, l'ho molto riassunta, in realtà è molto lunga ed è anche molto divertente. Ha qualcosa di veramente vecchio, secondo il Merlocchinato, ha qualcosa che direi quasi di alchemico in sé, che è una cosa estremamente affascinante.